Ciao, allora Lorenzo, come sempre iniziamo subito con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un attore, di un regista televisivo e conduttore televisivo italiano. Il 16 febbraio del 1963 a Roma nasceva Claudio Amendola. È il figlio degli attori e doppiatori Ferruccio Amendola, nato a Torino, ma di origini romane, e Rita Savagnone, nata a Roma, ma di origini siciliane e pugliesi. È inoltre padre della doppiatrice Alessia Amendola e pronipote del regista Mario Amendola. Prima di diventare l'artista che è oggi, ha lavorato come manovale e commesso. Il suo grande esordio è avvenuto a 19 anni con il ruolo del pugile ebreo Davide Sonnino nella miniserie TV Storia d'amore ed amicizia. Sono seguiti ruoli anche principali nelle commedie italiane dei primi anni 80, Amarsi un po', Vacanze di Natale, Vacanze in America, poi ruoli più drammatici, Soldati, 365 all'alba, con Massimo D'Apporto, Ultra di Ricky Tognazzi, Mary per sempre di Marco Risi. Ha vinto anche il premio Il David di Donatello come migliore attore non protagonista del film Un'altra vita con Silvio Orlando e Antonello Fassari. La sua carriera è talmente variopinta che tutti la conosciamo perché tutti siamo suoi fans. Ha avuto anche problemi con la legge, infatti all'età di 19 anni è stato in carcere a Regina Coeli per asporto illegale di benzina. Nel 1995 è stato coinvolto con altri VIP come Gioia Scola, Maurizio Mattioli, Bruno Giordano, Vincenzo D'Amico ed altri, anche in un'ampia indagine nazionale per traffico di sostanze stupefacenti. Il pubblico ministero per lui però ha richiesto il rinvio a giudizio. Ma l'anno successivo è stato prosciolto in quanto il fatto non costituisce reato. È stato riconosciuto come consumatore di cocaina, ma assolto dall'accusa di spaccio. Anche in un'intervista avvenuta nel programma Belve del marzo 2023 racconta di essere stato dipendente dalla cocaina, ma di esserne uscito per merito dei suoi figli. È stato sposato dal 1983 al 1997 con la doppiatrice Marina Grande, dalla quale ha avuto due figli, Alessia, nata nel 1984 e anche lei doppiatrice, e nel 2010 lo ha reso nonno a 47 anni, e Giulia, nata nel 1989. Nel 1997 inizia una relazione con l'attrice Francesca Neri. E dalla loro unione nasce Rocco nel 1999. Dopo 13 anni di fidanzamento decidono di sposarsi e questo avviene a New York. Thank you.
Alcune curiosità. Lui è tifosissimo per la Roma e poi ha dichiarato di essere ateo. Un'altra curiosità è che lui è di origine ebraiche. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi lunedì prossimo. Buon fine settimana da me, Silvia Pagni. Ciao!